Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. E benvenuti in un nuovo video. Allora, non tirarla fuori subito, cioè mi sembra un po' presto. Anzitutto, questo è il video che vi abbiamo promesso sui social. E se non ci seguite sui social fate malissimo, quindi seguiteci qua sotto su tutti i link che vi mettiamo in descrizione, soprattutto Instagram, perché nei giorni scorsi abbiamo postato una foto magica di un mystery box che dovevamo aprire e in tanti, quasi tutti, avete azzeccato che cosa c'era dentro, a parte qualcuno che pensa che Lisa Su sia big fan del nostro canale, esatto. Quindi ci abbiamo mandato in anteprima una Radeon 7, però al di là di questo va bene lo stesso. Oggi è un video speciale perché riusciamo ad avere dell'hardware fresco. La RTX 2060. Questa è la nuova e ultima presentazione, appunto verificatasi negli ultimi giorni al CES di Las Vegas da parte di Nvidia e nonché scheda che aspettavamo tutti quanti da esatto. Che sono state presentate le prime tre RTX, ovvero 2080 Ti, 2080 e 2070, quella che forse aspettavamo effettivamente di più. Esatto, questa 2060 ha 1920 CUDA Core, 240 Tensor Core, 30 RT Core, abbiamo un clock di 1680 MHz, 6 GB di memoria GDDR6 e un TDP di 160 W. Queste sono le caratteristiche principali. Quello che troviamo anche molto interessante è già subito un confrontino con la 2070, perché le differenze con quelli che sono i gigarray, cioè l'unità di misura che Nvidia definisce per il suo ray tracing, è leggerissimo rispetto alla 2070, ma poi vedremo meglio. Infatti, per questa scheda le differenze con la 2070 non sono tante, poiché è basata sullo stesso chip, leggermente depotenziato. Infatti, se vedete un po' le specifiche tecniche, cambia veramente poco rispetto alla scheda, appunto, di fascia leggermente superiore, a partire appunto dagli RT Core che sono 30 al posto di 36. Questa che vedete in mano nostra chiaramente ci è stata mandata da Nvidia, è la Founders Edition. Ha lo stesso design delle Founders Edition che abbiamo visto fino ad adesso per le schede RTX presentate, quindi rinnovato rispetto alla generazione 1000 con lo solito design a doppia ventola, ma tanto la conoscete un po' tutti perché già avrete visto anche tanti altri video e tante recensioni online di questa scheda, quindi di base non cambia molto di design rispetto alle schede che abbiamo già visto in qualche video fa che vi lasciamo qua sotto nelle schede. Però rispetto alla 2080 le dimensioni sono veramente più piccole. Abbiamo un PCB più piccolo con il pezzo finale dedicato alla dissipazione e per l'amor di Dio non smontatela. Assolutamente perché no. Perché questa scheda da smontare è veramente un disastro. Purtroppo per uno che ha le prime armi, dover cambiare la pasta termica è un'impresa, definisco tranquillamente, impossibile. Già per un esperto, il calendario, diciamo che fino a giugno lo tirate tutto. Sicuro. Il novizio fa fino al 2022. Assolutamente, anche perché al di là della quantità di viti da smontare è infinita, ce ne sono 800.000. È studiato proprio strano il dissipatore, anche banalmente rispetto alle sorelle maggiori uscite qualche mese fa, perché come vedete qui, caratteristica interessante è che Nvidia ha voluto posizionare l'unico connettore di alimentazione sul lato invece che sulla parte
parte superiore, che è un po' un posizionamento classico per le schede video in generale, per fare un design più pulito. È come un design anti-body per i telefoni. La difficoltà poi nel teardown è più o meno simile rispetto a quelli che erano gli smartphone di un po' di tempo fa. Questo è proprio una scocca anti-body, e se volete cambiare la pasta termica, diciamo che poi diventa un po' complicato. Sì, già. Rimane comunque il fatto che a me piace da morire, invece a lui non più di no, tanto. Non è che non piace da morire, io da morire preferisco certi tipi di custom. Questa scheda a livello di design non mi fa impazzire. È pulita, asimmetrica, bella, ma non mi fa impazzire. Voglio sapere la loro però. Rispondete al sondaggio: vi piace o non vi piace il design stock, la Founders Edition? E questo volevo farlo in diretta con voi. Parliamo prima di cosa ci aspettavamo da questa scheda. Ed appena sono uscite che dicevamo che la 2060 sarebbe stata la scheda da aspettare più di tutte, perché alla fine, come il modello precedente, è stato il più venduto ed è tuttora la scheda più giocata su Steam, ci aspettiamo tanto, perché normalmente questa scheda è la più venduta della serie Nvidia. Rappresenta un po' la fascia media, quindi la fascia più accessibile a tutti i videogiocatori per PC in generale. E se ci seguite da un po' di tempo, da un po' più di 2 settimane per esempio, saprete anche voi che ad esempio nel video che abbiamo fatto per l'ultimo dell'anno, l'ultimo video dell'anno scorso, abbiamo appunto anticipato che volevamo tanto questa scheda proprio per un discorso di quello che avrebbe portato al mercato, quella ventata di freschezza e soprattutto il passaggio dal Full HD al Quad HD, che è una cosa che ci preme da diverso tempo ormai, ci piacerebbe vedere sempre più concretizzarsi nel passare dei prossimi mesi. E ovviamente il prezzo lo volevamo il più basso possibile e non discostato troppo da quello che era il prezzo della 1060 precedente. E proprio da qui partiamo, perché in questo momento sul sito ufficiale Nvidia potete già prenotarla a 375 euro. In America sarebbero 350 dollari, qua sono 375 euro. E è già palese che rispetto a quella che era la vecchia 1060 il prezzo si è spostato di tanto. Abbiamo avuto un altro spostamento di prezzo importante, cioè la 60 è andata in quella che era la fascia dell'allora della più amata 970, che ai tempi è stata la scheda più amata e tuttora tutti la rimpiangono. Quindi fino a pochi anni fa questa era la fascia alta. C'è da dire però che, vi anticipiamo già un discorsino che dovete tenere a mente, rispetto alla 2070 anche qui il divario di prezzo è molto alto, ma ne riparleremo più avanti nel video. Ma che recensione sarebbe senza una bella macchinata di test? Prima partiamo con la configurazione in cui è stato testato. L'abbiamo testato con un Ryzen 7 2700 e con 16 GB di memoria RAM settati a 3000 MHz. Oltre a questo, i driver con cui abbiamo testato questa scheda ci sono stati forniti in maniera provvisoria, tra virgolette, da Nvidia, perché non è ancora stata rilasciata sul mercato, quindi non esiste ancora una versione di driver ufficiale che sia compatibile con questa scheda, ma appunto distribuita da Nvidia per il momento. Quindi anche qui la premessa è doverosa, in cui questi driver sono provvisori, quindi è possibile che alcune delle cose di cui vi parleremo tra pochissimo successe nei test siano dovuti appunto a questa versione. E scompaiono domani con l'uscita dei driver ufficiali, che avranno anche un'altra chicca che parleremo dopo. Questi driver si potrà avere, non avere i problemi che abbiamo incontrato noi e alcune cosine che abbiamo incontrato noi. Oltre a questo, i test sono stati effettuati ovviamente alle risoluzioni di competenza di questa scheda, quindi Full HD e Quad HD, quindi 1080p e 1440p, sempre a dettagli massimi, perché lo sapete benissimo anche voi, ve l'abbiamo sempre detto, quando si fanno i test, in questo caso per avere un metro di paragone anche con tutte le altre schede che proviamo e che abbiamo provato, anche non avendole più sotto mano possiamo darvi un confronto con i risultati finali, ed è quello che faremo anche tra poco con ad esempio la 2070. Partiamo dal commento, intanto che vedete i test in sovraimpressione, della risoluzione Full HD, in cui questa scheda, come avrete già capito un po' dalle premesse, da quello che avete già sicuramente visto anche in giro online, primeggia
Il Full HD è gestito egregiamente da questa scheda, che ha totalizzato 14.676 col First Strike, il First Strike Extreme 8.546 e 7.469 punti col Time Spy. Finalmente, inoltre, il 3D Mark ha incluso un benchmark che possa metterci anche in paragone delle schede con la tecnologia Ray Tracing proprietaria di Nvidia, in cui abbiamo testato anche questa 2060 senza risultati esagerati, perché ovviamente il 3D Mark non si risparmia niente in quanto a pesantezza di test, facendo un 3700 come punteggio, che come per tutti gli altri punteggi del 3D Mark sono puramente indicativi e servono a voi per avere un confronto prestazionale tra le varie schede, ma non sono una quantità di FPS, per cui sono unicamente uno score di paragone. Per tutti i giochi in Full HD, la 2060 ha dei risultati tra gli 80 e i 100 fps, ad esclusione di Assassin's Creed Odyssey. Come al solito, il maledetto test di Assassin's Creed Odyssey. Questo ovviamente ce la fa straconsigliare per questa risoluzione, ma questo era abbastanza scontato anche da quelle che erano i nostri desideri e le nostre volontà. Quello che ci incuriosiva di più era vederla in Quad HD, appunto. E con nostro egregio e moltissimo, grandissimo piacere abbiamo notato che la scheda se la cava e non male su questa risoluzione, raggiungendo i 60 fps e superandoli in praticamente tutti i test che abbiamo fatto, a parte il maledettissimo Assassin's Creed, che rimane sempre al di sotto dei 50 fps in questa risoluzione, ma ne parleremo anche dopo parlando di overclock. E la cosa ovviamente ci ha fatto molto piacere, perché... Esatto, questa scheda è la scheda per... Il Quad HD è gestito finalmente bene. Il Full HD normalmente si gestisce con un monitor ad alto refresh rate, perché un monitor 60 Hz, questa scheda in Full HD non serve praticamente a nulla. Ovviamente. Il risultato è anche notevole, anche perché i giochi provati attualmente, che proviamo noi, sono tutti giochi usciti in quest'anno o poco meno. Anzi, in quest'anno. Praticamente tutti. Esatto, perché anche Monster Hunter World sono tutti pesanti, oltre Monster Hunter World, che non è pesante, anche se fa schifo a livello di ottimizzazione. Già qui parte una piccola riflessione, perché poi le faremo tutte anche a fine video. Però se ricordate, negli ultimi video, quando abbiamo parlato di entrare e provare a gestire la risoluzione appunto 1440p, abbiamo sempre parlato di un minimo di 1070 o Vega 56, che in questo caso partono già di base da un prezzo più alto rispetto a questa scheda. Quindi già che questa scheda riesca a offrire queste prestazioni a questa risoluzione era una cosa che aspettavamo veramente con ansia. Esatto, perché è vero che comunque le 1070 e la 1070 Ti da questa scheda ormai sono prese. La 1070 è superata, la 1070 Ti è presa e in diversi contesti di piccoli punti percentuali la supera. La Vega 56 qua in Italia ha diversi problemi, anche se è una grande ottima scheda, in overclock è devastante, però diciamo che non c'è quella reperibilità e quel prezzo che hanno in altri paesi, per cui... E non c'è mai stata, per cui... È difficilmente paragonabile al resto, se si trova ovviamente un'altra cosa, però questa attualmente costa un leggermente di meno. Visto che questa scheda è andata bene e la 1070 e la 1070 Ti se l'è mangiata, abbiamo detto, tu, questa 1080 qua, che ci fai alla 1080? Che ci fai alla 1080? La meni o stai sotto? Anche perché è piccolina, cioè. Pensate che schiaffi che prende da una scheda del genere. Ovviamente il test è puramente indicativo, perché comunque... I driver che ha questa scheda non sono definiti, non sono ultimati, e comunque questa è una scheda custom overclockata di fabbrica e credo la miglior custom insieme alle VGA che ci sia in commercio, per cui non è proprio un paragone correttissimo, però è già per dare un'idea. Quello che abbiamo potuto verificare appunto mettendole a confronto, una 2060 e una 1080, è che questa... nuova schedina di fascia media, ovviamente, di Nvidia, ci arriva quasi alle prestazioni di una 1080, ovviamente applicando un pochettino di overclock. Esatto, e quella è stata la cosa più soddisfacente. Portando le RAM, la frequenza delle RAM a 8000 MHz e dando 175 MHz di boost al clock, otteniamo fino a un 8% di performance in più. Il che cosa porta? Li porta a tallonare 2070 e 1080 a meno di 3-4% addirittura su alcuni titoli. Mediamente di più, ma arriviamo al 4% di differenza. Tanta roba. È un bel incremento. Se pensate che chiaramente non saranno sempre frequenze che mantenete tutti i giorni, cioè l'overclock non lo applicate sempre comunque tutti i giorni, o comunque è una pratica che
perlomeno non applicano tutti in generale, non è una pratica che però è molto non è neanche diffusa. Così complicato fare un overclock di questo tipo, ma su non è scheda. Neanche così complicato per esatto. Niente, anche perché le temperature di questa Founders sono tutto sommato buone. Le temperature che abbiamo rilevato su questa scheda le abbiamo fatte in più momenti, quindi in overclock con i settaggi che abbiamo detto appunto poco fa, in Battlefield 5 con tutte le accortezze del caso, dopo un'ora all'incirca di gameplay non abbiamo mai ma mai superato i 69-70 gradi, quindi anche qui abbiamo più o meno le stesse temperature che abbiamo rilevato anche nelle recensioni passate sulla 2070, però custom, quella ce l'avevamo custom, non era una reference, quindi già vi fa pensare. E queste sono le temperature massime a pieno carico dopo una giornata che la menavamo, Esatto. Questo deve essere chiaro. Oltre a questo, per provare ad ucciderla in tutti i modi possibili, abbiamo provato col Furmark, che vi ripetiamo sempre, non è un test che è facilmente riproducibile all'interno di un case, in una configurazione, perché è un test che mette sotto sforzo parecchio le GPU e non in maniera normale. Ci fa qualcosa di strano il Furmark. Comunque non abbiamo neanche qui superato i 70 gradi. Ovviamente collegato a quello che è la temperatura c'è anche la rumorosità, perché tendenzialmente quando è sotto overclock dovrebbe andare come un trattore. Esatto. E al 100% ci sono andate solo quando gliel'abbiamo detto noi tramite software. Sì, per vedere come giravano. In ogni caso, anche se non sono mai arrivate al 100%, con i settaggi e le impostazioni in automatico, questa scheda non fa mai tanto rumore, ma mai davvero. Cioè non è una cosa che una volta che la mettete sotto carico per tanto tempo, la fate scaldare per tanto, le ventole ovviamente partono più velocemente e fa un bordello tipo Jumbo Jet. No, in questo caso non è stato così in nessuno dei nostri test. Quindi la rumorosità è assolutamente promossa per questa scheda, ma come su ogni Founders che abbiamo provato, comunque non abbiamo rilevato problemi di rumorosità. Il discorso, sempre legato ai test, un po' più delicato si ha parlando di ray tracing, perché questa è la scheda più economica che è compatibile con questa nuova tecnologia di Nvidia, e come sapete benissimo tutti quanti, a parte il test col 3D Mark che è uscito l'altro ieri, però a prescindere da questo, l'unico gioco che al momento include questa tecnologia implementata in maniera ottimale il più possibile è Battlefield 5. Aspettando quello che è anche l'altro protagonista di queste serie RTX, che è il DLSS, il ray tracing in questa configurazione non si distanzia a livello di, come abbiamo detto all'inizio, implementazione hardware da quella che è la sorella maggiore di questa scheda, quindi la 2070. Anche qui l'avvicendamento tra le due è molto singolare e simile. Mai una 60 o una 70 sono state così vicine nella storia tra Nvidia e nella storia di Nvidia. Anche qui le performance in full HD, perché in coda HD ragazzi no, perché in coda HD no, evitate, esatto, sono positive, perché il ray tracing è utilizzabile in full HD su una 2060, e già questa è una notizia che fino a poco tempo fa non era così scontata, perché 4 mesi fa la gente gridava allo scandalo perché la 2080 Ti andava in full HD con ray tracing, adesso riusciamo ad andarci con una 2060. Quindi questo vuol dire che quello che ci aspettavamo un pochettino da Nvidia nei mesi scorsi con la presentazione di queste nuove schede, quindi che lavorasse bene sull'ottimizzazione dei software, c'è stato effettivamente con nuovi driver, continui aggiornamenti e continui anche aggiornamenti del gioco in sé, quindi un miglioramento della tecnologia a 360 gradi. Questo però non vuol dire che non siamo incappati in problemi in questo senso, perché non come è tutto oro ciò che luccica. Esatto, perché come abbiamo detto a inizio video, i driver che abbiamo fatto girare con questa scheda sono di tipo provvisorio, tra virgolette, non sono ancora driver ufficiali, non sono ancora scaricabili da tutti, quindi è possibile che sia stato questo il problema, perché all'interno del nostro test con ray tracing impostato a ultra, tutti i dettagli impostati a ultra, in full HD ci sono stati dei drop abbastanza significativi del frame rate. Esatto, quello sì, portando in alcuni momenti, in alcuni istanti, in alcune situazioni all'ingiocabilità del gioco. E il tutto è stato fatto in storie di guerra, per cui la parte dove le prestazioni, tra virgolette, sono migliori. In multiplayer questa cosa peggiora leggermente. Questo cosa vuol dire? Diciamo che questo punto in particolare non è né positivo né negativo, nel senso che non possiamo dirvi per certo
certo che la cosa sarà risolta, né possiamo dirvi per certo che non lo sarà, quindi non possiamo darvelo come esatto. problema effettivo, né come sicuro che sarà una risoluzione domani con i nuovi driver o dopodomani con i driver ancora più aggiornati. Non possiamo neanche dirvi di comprare queste 2060 perché hanno ray tracing, cioè nel momento in cui davanti a voi c'è una Vega 56 o un qualche altra, una 1080 o un'altra scheda comunque valida e di fianco ci mettete questa, noi in questo momento, come chiunque altro, non può dirvi ma quello ha DLSS ray tracing, perché in questo momento non sono ancora quello che Nvidia vorrebbe, cioè una discriminante per l'acquisto. Probabilmente lo saranno, ci auguriamo che lo saranno, perché più tecnologie arrivano, più miglioramenti ci sono, più siamo contenti, come abbiamo sempre detto, però in questo momento non sono ancora una discriminante per l'acquisto. Anche perché noi fremiamo dalla voglia, e lo sapete già se ci seguite, fremiamo dalla voglia di vedere il DLSS sviluppato bene su un po' di videogiochi. E in questo caso Anthem, anche se il gioco effettivamente non lo aspettiamo come gioco in sé, lo aspettiamo tremendamente a livello prestazionale, ma c'ho un hype che è paradossale per quello che non ho mai aspettato un gioco per non giocarlo, e che è strano. Detto questo, però, non è neanche sbagliato consigliare questa scheda in ottica futura, perché comunque sono schede che hanno segnato un cambiamento abbastanza sostanzioso per quel che riguarda l'infrastruttura della scheda video, per come è strutturata, perché l'introduzione di dei core sviluppati apposta per una tecnologia ci lasciano almeno presagire che Nvidia stia lavorando per renderla una cosa duratura, quindi una tecnologia che si sviluppa con il tempo, anche negli anni a venire. E il miglioramento comunque che abbiamo visto in questi 4 mesi lascia ben sperare, perché con la 2080 Ti che stiamo testando in questo momento le performance sono decisamente migliori rispetto a quelle provate qualche mese fa, per cui il tutto ci fa ben sperare. Quindi ora siamo giunti alle conclusioni. Ricordiamo, questa scheda in Full HD è ottima, facendo tra i 70 e i 100 fps, in coda HD sta tranquillamente sopra i 60 fps. Oltretutto questa scheda ha un ray tracing che riesce a gestire l'ultra in maniera giocabile, diciamo così, non sempre al top, con dei drop di fps. Il tutto con un overclock abbastanza importante riesce a portare la scheda sotto a quelle che sono la 1080 e la 2070. Questo cosa vuol dire? Che questa è la prima RTX che esce sul mercato senza l'ansia dello stesso modello sulle spalle, cioè la 2070 e la 2080, perché ovviamente queste schede sono uscite con la spada di Damocle del modello precedente, che a livello prezzo e prestazioni gli erano lì, con delle features che ancora non erano pronte. Questa scheda non ce l'ha, perché rispetto alla 1060 fa il 50% delle performance in più di media, anzi addirittura supera la 1070, quindi siamo di fronte effettivamente alla prima scheda di questa nuova generazione di RTX di Nvidia che supera di gran lunga le prestazioni non solo della sua generazione passata, ma anche della scheda di fascia più alta della sua generazione passata, e supera anche la 1070 Ti, quindi supera il boost di quella superiore, per cui c'è stato un incremento del prezzo elevato che però è conseguente alla scelta di Nvidia di fare quello che è mettere la Titan di nuovo a livello business, far diventare la Ti quella che era la Titan e alzare tutto il resto a livello di nomenclatura nel modello di fascia più alta. La cosa difficile da digerire, come è stato per noi all'inizio con le prime due che sono state presentate, che sono state lanciate sul mercato effettivamente, è il fatto proprio del cambio di concetto della nomenclatura, ovvero non dovete più pensare alla 60 come a una 60, perché fa male. Esatto. Allora in quel caso lì vi continuerete a lamentare, invece dovete pensare a un cambio generazionale, una rivoluzione diciamo in questa lineup di Nvidia, dove la 60 non è più la scheda mediocre di fascia media un po' adatta a tutti che compreranno più tutti in assoluto, ma magari per quella fascia di prezzo ci sarà la 50 Ti, non lo sappiamo con ancora. Con la 50 o qualche altra scheda. La 60 ora è una scheda ultra valida, per quello che abbiamo potuto verificare fino ad adesso, ma sicuramente nei mesi prossimi a venire con i vari aggiornamenti vi terremo aggiornati comunque e a prescindere. È una scheda ottima che copre una fascia di prezzo di giocatori e utenti PC che non è più la stessa di prima, mantenendo comunque il concetto del nome della 60. Dubito che farà record di vendite rispetto a quella che è stata la 1060. Credo che una scheda sui 250€ in questo momento è una scheda che farà più vendite. Se ci sarà una scheda più performante sui 250€,
poco più alti farà più vendite rispetto a questa. Soprattutto, e ora arriviamo al punto, aspettiamo le custom. Perché la 2080, come abbiamo visto, attualmente si può trovare abbastanza tranquillamente sui 750-770 euro modelli anche Gigabyte Triventola, bei modelli, modelli non proprio custom base, per cui, e la reference ovviamente si trova a 867 euro. Quindi quasi 100 euro di differenza tra le custom e la Founders Edition, stiamo dicendo, eh. La nostra, il nostro augurio è un po' quello che ci facevamo a Natale praticamente, quindi che questa scheda stia, si attesti sui 350 come massimo per quanto riguarda le custom. Ci quindi vorrà tanto tempo, perché le custom che usciranno adesso costeranno 400 420 430, a seconda, esatto, del modello, per cui in questo momento sicuramente le custom staranno sopra di questo. Quando si assesterà il tutto, quello che ci aspettiamo è questo, è quello che vorremmo per il mercato GPU, anche perché comunque Navi non è stato presentato, per cui ora che le presentano, ora che escono, diciamo che per avere un'alternativa su questa fascia che non sia la Vega 56 ci bisognerà aspettare un po' di tempo. Oltretutto Nvidia, con i driver che usciranno domani, pubblicherà anche un aggiornamento che diciamo ha spiazzato la maggior parte di noi, ma che sinceramente ci fa molto felici. Ma che soprattutto dovrebbe fare felici molti di voi che possiedono i monitor che sono stati citati, perlomeno, perché con questa scheda che è dedicata appunto, come abbiamo detto, a queste due risoluzioni, andare a sfruttare un monitor compatibile FreeSync per ottenere prestazioni migliori in gioco, beh, schifo schifo non fa. Esatto, questo non è uno schiaffo a quelli che hanno il monitor G-Sync, o meglio, se ascoltavate noi il monitor G-Sync non l'avreste mai preso, per cui no, non sarebbe mai stato uno schiaffo, perché non l'abbiamo mai consigliato, appunto per il troppo prezzo. Ma diciamo che solo alcuni monitor hanno la certificazione completa, altri non sono stati validati da Nvidia, quindi le performance non sono garantite uguali a quegli altri, anzi per niente. Rimane comunque il fatto che anche questo è un ulteriore punto a favore di questa scheda per un eventuale consiglio all'acquisto potenziale per utenti che magari appunto possiedono già un monitor di questo tipo e vogliono sfruttarlo finalmente con una scheda degna. Esatto, anche perché la serie monitor che abbiamo consigliato, l'MG27 8Q, per la versione TN, è che abbiamo sempre consigliato questo tipo di serie, sia l'8 che il 9 che la versione IPS. L'8 è compatibile con, è tra queste, tra questi monitor consigliati, per cui questo è anche per noi motivo di orgoglio avervi consigliato un monitor tra virgolette di qualità. Tirando un po' le somme per quanto riguarda il piazzamento di mercato, il prezzo, il consiglio all'acquisto, eccetera eccetera, la scheda di base ci è piaciuta sicuramente molto di più di quanto ci siano piaciute le 2080 e 2080 Ti quando le abbiamo viste presentate, abbiamo visto i primi test online, su questo non c'è, esatto, dubbio. Però non ci è piaciuta quanto avremmo voluto, quindi il risultato è positivo, ma non completamente positivo, perché volevamo qualcosa di meno a livello di prezzo. Le performance invece no, performance io sono soddisfatto. Quello che però ci farebbe cambiare idea, appunto come dicevamo poco fa, sono delle custom che scendono al di sotto dei 350 euro. E soprattutto quello che voglio vedere e mi piacerebbe provare abbastanza velocemente, amici delle custom, se ci volete aiutare, cari brand, è vedere una 2060 custom modello base, niente di iper mega esagerato, quindi una scheda che può essere a basso prezzo, che può arrivare al prezzo che vogliamo noi, quanto va su in overclock, perché secondo me possiamo avere delle soddisfazioni veramente interessanti. Potrebbero uscire video interessanti. Comunque la copertura della 2060 non è finita, perché abbiamo intenzione di fare altri video che usciranno nei giorni successivi. Quindi fateci sapere come al solito. Questa è la review più lunga che abbiamo fatto. Se siete arrivati fino a questo punto, di tutto vi ringraziamo, vi mandiamo un bacione. Quindi fateci sapere la vostra rispetto a questa 2060 nuova Founders Edition, poi le custom le vedremo quando ce le avremo sotto mano. Non dimenticate di iscrivervi al canale, di seguirci sui canali social, quindi Instagram e Telegram. Esatto, e alla prossima ragazzi.